Allora, innanzitutto c'è un annuncio che riguarda l'assemblea della ISSA che oggi pomeriggio si terrà alle ore 16:30 nell'aula B9. Diamo inizio a questa terza sessione di questo convegno che si sta rivelando alquanto interessante. Ringrazio Michele Stanca di avermi invitato a presiedere questa sessione che prevede quattro relazioni. Una relazione di Vittorio Gallerani che parlerà come centro di studi di Estimo ed economia territoriale, una di Ermanno Zanini come società italiana di pedologia, quindi Vittorio Merletto, associazione italiana di agrometeorologia e Federico Magnani come società italiana di selvicoltura ed ecologia forestale. Quindi alla fine avremo un commento alla sessione da parte di Paola Rossi dell'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali. Il titolo di questa sessione: acqua e ambiente agroforestale. Quindi compare questa parola ambiente, non che di ambiente non si sia parlato ieri, però certamente in questa sessione c'è una maggiore enfasi, un'accentuazione degli aspetti che riguardano i sistemi naturali o seminaturali. Ad esempio Federico Magnani, ne parlo per primo perché poi lui parlerà per ultimo, affronterà una tematica relativa a quelli che per antonomasia sono considerati sistemi naturali, le foreste, anche se oggigiorno l'interesse del forestale va spesso oltre a quelli che sono le foreste naturali, ma si estende a considerare anche le piantagioni da legno, il discorso del legno energia. Certamente sono aspetti che vedono oggigiorno il forestale in prima linea. Il titolo della relazione di Federico Magnani è caratterizzato da due parole chiavi: controllo e gestione, possibilità di gestione da parte delle foreste dell'uso dell'acqua. Quindi prevedo che con Magnani ci addentreremo nell'analisi dei fattori che controllano i processi evapotraspirativi e quindi in ultima analisi anche i bilanci idrologici delle coperture forestali. Fattori che sono certamente legati al clima, ma che risentono anche scelte di tipo gestionale, i tagli di radamenti che vengono fatti nelle foreste certamente hanno un peso rilevante nel terminare questi processi, e quindi in questo probabilmente si annida quella possibilità di gestione che viene evocata nel titolo della relazione. Di sistemi naturali poi ci parlerà, in particolare di suoli alpini, ci parlerà anche
Ermanno Zanini dell'Università di Torino. La relazione di Zanini contiene un altro aspetto interessante, che è quello delle prospettive di cambiamento climatico. E ci farà vedere Zanini come alcuni di possibili effetti, per esempio di un aumento della temperatura, possono andare un pochettino in controtendenza con quelle che sono le attese, le possibili aspettative di un tale aumento di temperatura. Zanini ha una notevole esperienza in questa materia, fra l'altro penso che sia stato in prima linea anche in quelle che sono state le valutazioni di impatto delle infrastrutture sportive previste e realizzate in relazione alle prossime Olimpiadi invernali che si terranno a Torino, sempre in relazione alla gestione dei suoli alpini. La parola gestione ritornerà anche nella relazione di Vittorio Merletto, che sostanzialmente ci illustrerà un sistema territoriale di bilancio idrico e ci farà capire come l'informazione agrometeorologica possa ormai pervenire anche in forma molto amichevole, user friendly, all'utente finale, all'agricoltore. Ormai l'informazione meteo arriva veramente in modo molto semplice a tutti noi. Chi di noi, per esempio, ormai non consulta le mappe dei modelli LAM per decidere se andare o meno a fare il weekend? Quindi questa possibilità molto semplice che l'informazione agrometeo arrivi all'utente finale certamente rende possibile un'ottimizzazione della gestione idrica, quindi una salvaguardia anche dell'acqua e una ottimale gestione di questa risorsa da parte delle culture. Per finire parlo brevemente della relazione che sentiremo all'inizio, quella di Vittorio Gallerani, economista dell'Università di Bologna, sviscererà il concetto di valore ambientale dell'acqua. Su questo tema del valore dell'acqua negli ultimi tempi si sono spese tantissime parole, soprattutto l'anno scorso nell'ambito dell'anno internazionale dell'acqua, però si tratta di un concetto che poi occorre riempire di contenuti, quindi certamente poi Gallerani legherà questo concetto anche a quelli che sono i necessari aspetti gestionali e ci richiamerà anche quelli che sono gli investimenti economici necessari per arrivare effettivamente a una gestione, a una migliore gestione di questa risorsa. Quindi adesso non ho altro che il compito di invitare il professor Gallerani a prendere la parola. Ci sono per ogni relatore 20 minuti di tempo, invito a rispettare questo tempo in modo da lasciare poi spazio anche per domande e per la discussione. Grazie professor Gallerani. Scusate. Devo innanzitutto ringraziare, un ringraziamento non formale, il Centro di Studi di Estimo e di Economia Territoriale per
avermi dato l'incarico di presentare la voce dell'associazione in una sede così prestigiosa come la ISSA. La relazione che presento, che è stata confezionata col correlatore Viaggi, è il frutto di riflessioni di un'attività ormai portata da diversi anni di ricerca nell'ambito sul problema dell'acqua, ricerca che abbiamo svolto, che sono state svolte nell'ambito di progetti di ricerca europei e nazionali di rilevante interesse. La partecipazione a questi gruppi di ricerca non era limitata solo a economisti, ma anche a specialisti di altri settori, quindi è questo il frutto di una riflessione personale, ma che porta, diciamo così, l'esperienza di diversi paesi, di diversi ricercatori con diversa formazione professionale. L'obiettivo della mia relazione è quello di cercare di illustrare del perché e come si debba o si voglia o si possa valutare un bene che nella tradizione comune viene chiamato inestimabile, viene definito inestimabile. Quindi vedete che il tema racchiude un certo elemento di contraddizione, di conflittualità, che io non ho la presunzione di risolvere completamente con la mia relazione, ma spero al termine della mia discorso che anche i ricercatori che non sono nello specifico settore economico e estimativo abbiano un'idea più chiara e più precisa di come, qual è il ruolo che può svolgere l'approccio economico a risolvere il problema importante dell'acqua. L'acqua è un bene di rilevante valore, riporto qui solo per dare un ordine alla presentazione, i diversi usi che fanno sì che l'acqua sia così importante. Cominciamo con l'uso domestico, alimentare e igienico, che è la base di una vita, della vita dell'uomo e della sua salute. Poi l'acqua è ancora un elemento di salvaguardia, di sostegno all'ambiente e all'ecosistema. Infine, è il supporto anche di molte attività produttive. L'agricoltura viene fra le prime in quanto è l'attività che consuma le maggiori quantitativi di acqua. Si stima che nell'Occidente, nel Sud in particolare, si possa arrivare dal 50 al 90% dell'acqua utilizzata a uso irriguo. Ci sono poi le industrie e i servizi e infine l'importanza dell'acqua come fonte energetica. Per ultimo ho indicato quelli che sono gli usi voluttuari e ricreativi, l'attività della pesca o del canottaggio o altre attività, sono usi possiamo dire di importanza secondaria rispetto ai precedenti, però in un sistema economico, in un'economia che si sviluppa, è una domanda sempre più rilevante anche dal punto di vista economico, quella degli usi non propriamente produttivi. Ci occupiamo di acqua perché, come è stato già detto anche ieri e come sarà ripetuto oggi, ci sono dei problemi da risolvere. Non siamo in una situazione di soddisfazione riguardo all'uso dell'acqua. Ci sono dei problemi di carattere qualitativo e problemi di carattere quantitativo. Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, noti sono i problemi dell'inquinamento, l'agricoltura è interessata soprattutto per i nitrati, i problemi della salinizzazione delle falde dei suoli, i problemi della subsidenza e il deterioramento del paesaggio legato a un cattivo uso dell'acqua. Gli aspetti quantitativi si riferiscono all'esaurimento di alcune risorse idriche considerate finite o l'eccessivo sfruttamento di quelle rinnovabili, perché se l'utilizzazione supera le capacità di ricarica dei bacini si arriva a delle situazioni di deficit, e infine un aspetto quantitativo rilevante è il mancato rispetto dei flussi minimi vitali, al sotto dei quali i corsi d'acqua gli specchi d'acqua, gli ecosistemi da questi sostenuti vengono gravemente compromessi. Il problema è questo: per risolvere questi problemi che ho indicato precedentemente, ci sono sostanzialmente tre modi: quello del razionamento dell'acqua, quello della tariffazione, cioè di far pagare l'acqua in relazione al costo e all'uso che se ne fa, ovvero quello di imporre delle tasse ambientali. Qualunque sia lo strumento che si utilizza, l'analisi economica è rilevante per poter applicare delle
politiche, degli interventi, delle misure efficaci. Questo non solo da un punto di vista teorico, ma anche da un punto di vista pratico, in quanto la direttiva 60 del 2000, la direttiva quadro di riferimento per tutte le legislazioni europee sull'acqua, proprio fa dell'analisi economica un elemento di base per la strutturazione degli interventi. Una caratteristica rilevante è che i programmi di misure, quindi i programmi di bacino, sono appunto strutturati a livello territoriale di bacino idrografico, quindi a un livello territoriale piuttosto ben definito. L'altro aspetto è proprio quello del costo pieno, cioè c'è il presupposto nella direttiva che se si fa pagare, solamente facendo pagare l'acqua per l'effettivo costo, si può avere un uso razionale e si può evitare lo spreco. Questo è il concetto di base. E quindi c'è tutto un settore dell'analisi economica, questa parte, è volta alla stima del costo pieno, alla verifica dell'attuale grado di copertura del costo pieno dell'acqua e all'introduzione del concetto del costo pieno nelle tariffe, quindi le misure comprese nei programmi di bacino devono fare riferimento a sistemi di tariffazione dell'acqua che cercano di recuperare il costo pieno. Non è un criterio così rigido, in quanto sono previste delle deroghe al raggiungimento del costo pieno nel caso in cui questa applicazione portasse delle conseguenze di carattere sociale e economico, in particolare situazioni considerate insostenibili. Però queste eccezioni, queste deroghe, devono essere chiaramente individuate e giustificate. L'altra ala dell'analisi economica è quella che fa riferimento alla valutazione del costo efficacia delle misure, vale a dire, una volta individuate le misure, bisogna che siano attuate quelle misure che a parità di risultato di qualità dell'acqua presentino il costo più basso. Spesso ci sono delle alternative di intervento, quindi l'analisi economica tende a indirizzare l'intervento delle agenzie che gestiscono l'acqua sui provvedimenti di minore costo a parità di efficacia. Quindi il problema fondamentale è quello di determinare il valore dell'acqua, il costo pieno, ovvero il valore dell'acqua. Già l'economia ambientale, le valutazioni di carattere ambientale hanno di molto allargato il concetto di valore rispetto all'approccio privatistico e utilitaristico. Infatti, nella teoria dell'economia ambientale, il valore è una somma di diversi valori in cui il valore d'uso reale entra come una componente insieme al valore potenziale. Valore potenziale dell'individuo, ovvero dei familiari dell'individuo, ovvero delle generazioni future, quindi è un concetto che si allarga notevolmente rispetto all'approccio utilitaristico, ma comprende anche un valore di esistenza, cioè di dare un valore alle cose indipendentemente dalla visione antropologica. Questa nell'idea che l'uomo, da un punto di vista etico, possa come di fatto assume le funzioni di difensore della natura. Ma questo inquadramento di carattere teorico è poi stato recepito e utilizzato nella direttiva 2000 con l'indicazione del costo pieno o full cost. Il costo pieno dell'acqua è la somma di diverse componenti. Ci sono dei costi finanziari, dei costi della risorsa e dei costi ambientali. I costi finanziari sono i costi per i quali l'economista è più attrezzato nella loro valutazione, perché sono legati anche all'attività privata. Ci sono costi diretti, costi amministrativi e costi del capitale. Anche qui ci sono delle particolarità rilevanti per quanto riguarda l'acqua, in quanto le strutture idriche
spesso sono basate su investimenti molto lontani del tempo, ingenti, e per i quali anche lo Stato è intervenuto con interventi di finanziamento. Quindi l'alternativa qui è, nel calcolare il deprezzamento, ovvero l'ammortamento, se riferirsi al costo storico, se riferirsi a un costo storico rivalutato o a un costo di ripristino. La scelta dell'uno o dell'altro dei sistemi di valutazione, oltre a rispondere a una concettualità diversa, porta anche a dei risultati quantitativi diversi, quindi con conseguenze diverse sulla tariffa che viene posta a carico degli utenti. Un altro elemento di difficoltà nella valutazione dei costi finanziari è dato dall'uso plurimo delle reti di distribuzione dell'acqua. Già ieri se ne è parlato, il fatto che gli stessi canali servono per condurre l'acqua di irrigazione o per smaltire l'acqua eccessiva, a volte anche inquinate, porta delle difficoltà di attribuzione del costo all'uno o all'altro servizio di molti investimenti idrici. Poi abbiamo i costi ambientali. Ecco, i costi ambientali che riguardano sia il deterioramento dell'acqua nelle sue caratteristiche qualitative e quantitative, ma anche tutti i costi legati a tutto quello che di ambiente è sostenuto dall'acqua, quindi una visione allargata. Mi dilungherò un po' di più in seguito a illustrare le metodologie di valutazione dei costi ambientali. Mi soffermo adesso sull'indicazione dei costi della risorsa, ovvero dei costi di opportunità, che è un elemento importante anche di non immediata comprensione. La necessità di introdurre dei costi di opportunità o costi della risorsa nasce dal fatto che in molte situazioni, anche tariffando l'acqua al costo pieno, c'è un deficit di disponibilità di acqua rispetto alla domanda. Allora in questa situazione sono le autorità che gestiscono l'acqua che devono decidere il razionamento. Quindi non è sufficiente per raggiungere il massimo beneficio sociale far pagare al costo pieno l'acqua, ma bisogna anche a distribuirla verso quegli usi per i quali c'è la maggiore utilità. Questo si realizza appunto con aggiungendo al costo ambientale, al costo finanziario, il costo della risorsa, intesa come la perdita di reddito che si deriva passando da un uso più redditizio a un uso meno redditizio. In altre parole, se noi destiniamo all'agricoltura un determinato quantitativo di acqua, bisognerebbe nel costo da attribuire all'agricoltura considerare il miglior reddito che si ottiene passando l'uso dell'acqua da usi più redditizi come quelli industriali agli usi agricoli. Andiamo adesso a esaminare i metodi di valutazione del costo pieno. Gli estimatori e valutatori ambientali possono disporre in questo campo di un bagaglio di strumenti molto vasto e anche, direi, adeguatamente sperimentato. Riporto qui alcune famiglie metodologiche. I primi metodi sono quelli basati sulle analisi di mercato. Ogni qualvolta l'acqua alimenta delle attività che possono essere oggetto di scambio sul mercato, allora si può valutare il valore dell'acqua in relazione al valore di quei servizi, per esempio la pesca o alcune attività turistiche. È chiaro però che la possibilità di utilizzare metodi di mercato che sono abbastanza sicuri in quanto hanno il riferimento obiettivo del mercato sono piuttosto limitate nel valutare i beni ambientali e quindi bisogna ricorrere ad altre metodologie. Un'altra famiglia di metodologie sono quelle basate sui costi, in particolare il costo di ripristino. Se noi con un'attività economica portiamo a un inquinamento dell'acqua, la diminuzione di valore può essere determinata in base ai costi di disinquinamento dell'acqua stessa. Sono anche questi elementi abbastanza obiettivi di valutazione, ma che certamente non colgono nel pieno quello che è il valore di un bene ambientale. Abbiamo quindi un'altra famiglia due famiglie tra loro imparentate di metodologie che sono quelle basate sulla preferenza, cioè sulla disponibilità a pagare che hanno
le persone per mantenere questi valori ambientali. Vi dicevo, abbiamo due famiglie imparentate perché entrambe si basano sulle preferenze, ma la prima è basata sulle preferenze rilevate, cioè una induzione indiretta di queste preferenze, la seconda si basa invece sulla rilevazione diretta di questa disponibilità a pagare per il bene ambientale. Nella prima famiglia, quella delle preferenze rilevate, il metodo valutativo più adottato è quello del costo del viaggio, cioè consiste praticamente nel valutare il valore ambientale di un sito dal costo sostenuto da chi, 5 minuti, benissimo, da chi si mette in viaggio per visitare il sito stesso. Un'altra metodologia che appartiene a questa famiglia è quella del hedonic price, vale a dire nel valutare il valore di un bene ambientale nella misura in cui questo influisse a incrementare il valore di altri beni, per esempio le abitazioni. La seconda famiglia invece è quella delle un metodo per fare dichiarare le preferenze alle persone. Si svolge attraverso i questionari ed è basata su una rigorosa analisi, formulazione del questionario e analisi statistica dei risultati per non incorrere in problemi di non coerenza della valutazione stessa. È una metodologia già diffusa e sperimentata. Il problema fondamentale è che, data anche la complessità metodologica della rilevazione e della elaborazione dei risultati, è una metodologia molto costosa. E proprio per rispondere a questi problemi di mantenere nei tempi e nei costi che l'attività operativa richiede, che si stanno sviluppando delle metodologie basate sul trasferimento dei valori. In sintesi molto brutale, consiste nel fare delle analisi sperimentali in aree ristrette e poi i risultati di queste valutazioni estenderle ad aree più vaste. Non so, analizzare sperimentalmente il valore dell'acqua in un subcomprensorio irriguo e poi estenderla tutto a comprensorio o ad altri comprensori che abbiano delle caratteristiche analoghe. Naturalmente questo trasferimento non avviene sempre così brutalmente, ma si avvale anche di metodi che tendono a conferire a questi trasferimenti una validità e una significatività. Io vi avevo parlato in precedenza sul problema, sui due aspetti della valutazione economica, la valutazione del costo pieno e la valutazione dell'efficacia delle politiche. Ecco, per quanto riguarda la valutazione dell'efficacia delle politiche, giocano un ruolo rilevante i cosiddetti costi transazionali, cioè i costi che si incorrono, in cui si incorre nel attuare determinati strumenti. Non vi voglio illustrare tutto questo quadro piuttosto complicato, ma sappiamo che ci sono degli costi legati all'agenzia che gestisce la misura, ci sono dei costi privati di chi aderisce a queste misure. La non considerazione di questi costi può portare a dei risultati molto, anche se noi abbiamo valutato in maniera precisa quello che è il costo pieno della risorsa, possiamo arrivare a dei risultati che non rispondono a criteri di efficienza. Arrivo alla discussione finale e dove metto in evidenza la necessità di operare una valutazione economica, ma soprattutto di integrare l'analisi economica nel processo decisionale, cioè molto spesso succede che gli economisti lavorano da una parte, chi decide lavora dall'altra e quindi diventa un lavoro inutile, vanno, diciamo così, coordinate le due operazioni. Nonostante, come vi dicevo, c'è una notevole maturità dei metodi di valutazione, sono ancora aperte molte strade di miglioramenti nella valutazione ambientale, nella valutazione degli effetti delle politiche, e la soluzione è un po' è indicata sostanzialmente nella utilizzazione di un mix di metodologie a seconda delle diverse situazioni e anche nella creazione di protocolli operativi che diano obiettività alle valutazioni stesse. Concludo con la comunicazione dei risultati. La direttiva proprio richiede la comunicazione dei risultati. Oggi anche quello che sta succedendo
in Val di Susa mette in chiara evidenza come i provvedimenti richiedono di comunicare, di avere la capacità di raccogliere il consenso attraverso la comunicazione. Naturalmente occorre che dall'altra parte che ci siano delle persone disposte ad ascoltare ciò che noi vogliamo comunicare. Spero che da parte vostra abbiate avuto questa disponibilità ad ascoltarmi e quindi di aver dato un contributo a una comprensione più generale e quindi interdisciplinare dei problemi dell'acqua e della collocazione e del ruolo dell'economia in questo quadro più generale. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie professor Gallerani per la relazione. Siamo in ritardo, ma c'è spazio per una domanda. Qualcuno vuole fare una domanda? In fondo? Lei vuole fare una domanda? No. Allora la faccio io. In questa composizione del costo pieno non si verifica poi in realtà che in molti casi ci sia un collo di bottiglia, cioè un elemento assolutamente chiave che fa sì che poi non siano delle semplici somme, cioè non sia un processo additivo, ma venga a prevalere, penso per esempio al discorso carenza. In quel caso mi sembra che ci sia un collo di bottiglia. E un altro aspetto, queste valutazioni non porteranno inevitabilmente a forti differenziazioni in termini di tariffazione, da zona a zona, da caso a caso? Dunque, comincio dal secondo problema che è il più rilevante, cioè che mette un po' in discussione l'approccio economico nella gestione dell'acqua. In effetti a livello mondiale non c'è, diciamo così, la completa convergenza su questa soluzione. E praticamente c'è una divisione, diciamo così, delle visioni tra il mondo sviluppato ricco e il mondo povero, che spesso anche corrisponde al mondo in cui c'è una notevole scarsità dell'acqua. Allora, mentre nel mondo sviluppato è chiaro che i metodi del mercato, cioè i metodi del costo, i metodi economici hanno un notevole significato, in quelle altre situazioni sono altre cose a prevalere e quindi non è detto che, diciamo così, la visione del costo pieno debba avere una universale applicazione, è più, diciamo così, un metodo, un ragionamento che è valido per le economie sviluppate. Per quanto riguarda invece l'aspetto precedente, questa è una sorta di checklist in cui si dice tutto quello che deve entrare nel costo. Poi succede che, a seconda delle situazioni, alcune voci hanno una prevalenza rilevante rispetto all'altra. Questa checklist non ci dice nulla di come dobbiamo valutare, perché ci dice solamente tutti gli elementi di cui dobbiamo tener conto. Poi nell'uso del metodo si può fare in modo che i fatti rilevanti entrino proprio nella